You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Bella gazzettari, ben ritrovati sul canale. Di che cosa parliamo oggi? Oggi andiamo a parlare di Israel Adesanya, The Last Airbender, campione, attuale campione dei pesi medi, e andiamo a parlare del suo percorso in UFC in riferimento soprattutto agli ultimi anni o comunque dopo la conquista della cintura. Perché? Perché dal mio punto di vista, ma credo di non essere il solo, sentendo comunque le opinioni in giro sia nel web, sia di appassionati, sia di amici che seguono lo sport, Israel Adesanya ha avuto un declino non a livello di risultati, ma un declino a livello di spettacolarità degli incontri, un declino a livello di divertimento che porta ai suoi fans, e quindi voglio cercare di capire oggi con voi, facendo un ragionamento sul perché siamo arrivati a questo punto, ovvero ad avere un campione dei medi che è dominante rispetto a tutti gli altri contender della division, che mantiene la cintura lasciando un tappo lì sopra nelle parti davvero altissime della division, però che non regala, nonostante combatta abbastanza spesso, ragazzi, non regala concretamente emozioni forti ai fans e a comunque a quelli che guardano i suoi incontri. Però prima di incominciare, prima di addentrarci in questo discorso, io vi ricordo come sempre, pollicione in su per supportare il mio lavoro fatto di video quotidiani per voi, ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanella delle notifiche. Ragazzi, è fondamentale perché anche se siete iscritti, se la campanella non è attivata, comunque i video non vi appaiono nelle feed, non vi appaiono nella home e quindi non li vedete e vi perdete aggiornamenti che possono risultare interessanti, dato che vi porto comunque sia aggiornamenti giornalieri sul mondo della UFC. Quindi ragazzi, mi raccomando, campanella e iscrizione. Detto questo, torniamo all'argomento del giorno. Perché Israel Adesanya è considerato un atleta, comunque sia negli ultimi periodi, un atleta poco spettacolare? Ragazzi, fondamentalmente perché da un paio d'anni a questa parte, secondo me, si è messo un po' in una zona di comfort. Perché che tipo di fighter è Israel Adesanya? Uno striker fortissimo, uno striker con un allungo importante, uno striker che ha la capacità, ottima capacità, di difendere i takedown, però che è quasi nullo dal punto di vista del grappling offensivo. Dunque, lui è bravo nel non farsi portare a terra, ma difficilmente, anzi impossibile, mai visto lui tentare un takedown offensivo per portare l'avversario a terra, ma bensì cerca sempre di mantenere una distanza che gli permette di difendere i takedown e non essere portato a terra, e di gestire il match in piedi attraverso il suo allungo, molto spesso superiore rispetto a quello degli avversari, e attraverso la sua tecnica di striking, sicuramente superiore rispetto a tutti gli altri contender della division. Ma questo, vi ripeto, ha portato a degli incontri noiosi, perché Israel fondamentalmente che cosa sa? Sa che la UFC è una promotion nella quale, se sei il campione, a meno che non vieni messo KO, non subisci una sottomissione, oppure il tuo avversario non fa un match estremamente superiore al tuo, è quasi impossibile perdere la cintura. Quindi lui è consapevole che se non si fa mettere KO e non si fa portare a terra, bene o male 9,9 volte su 10 vince e si riporta la cintura a casa. Ed è esattamente ciò che sta facendo. Quindi cerca di gestire l'incontro fin dall'inizio, si è ormai scordato dell'Adesanya dei bei vecchi tempi, che ci regalava spettacoli da far west come quello con Kelvin Gastelum, ragazzi, quello sì che è stato un incontro della Madonna, e ma anche come quello contro Anderson Silva, per citarne giusto due, ragazzi. Dunque, un Israel Adesanya che è consapevole che facendo il minimo indispensabile comunque se la riesce a portare a casa, ed è esattamente ciò che sta facendo. In più, ragazzi, in una division nella quale, una division priva fondamentalmente, quella dei medi, una division priva di grappler di altissimo livello, è difficile che venga davvero messo in condizioni di estrema difficoltà, perché l'ultimo che è riuscito a portarlo a terra in maniera concreta è stato Marvin Vettori. Poi purtroppo il buon vecchio Marvin si è fatto prendere dal momento, non è riuscito a finalizzare la sottomissione. Secondo me un Marvin un attimino più lucido in quel momento poteva addirittura chiudere l'incontro, e adesso staremo a parlare di tutt'altro. Però ragazzi, questo è un dato di fatto. Dunque, pochi grappler, e dunque non viene messo in difficoltà dal punto di vista del gioco da terra. In più
anche una difesa ai takedown fantastica. In piedi riesce sempre a mantenere la distanza di sicurezza, sfrutta l'allungo superiore, continua a portare low kick su low kick per portarsi a casa punti, e fondamentalmente l'incontro arriva al termine dei 5 round con noi che ci siamo fatti due coglioni così, e lui che si porta a casa la cintura, si porta a casa il locker bonus, si porta a casa le percentuali sulla pay per view, ed è bello che è felice perché si è portato a casa milioni fondamentalmente, accumulando zero danni e facendo un incontro mediocre. Anche perché, ragazzi, siamo onesti, quando uno va a vedere un incontro da UFC dal vivo e spende un botto di soldi, perché costa tantissimo, ragazzi, perché io non sono mai andato a vedere una card numerata, ma già UFC Fight Night costa tanto se vuoi dei biglietti seri, quindi immagino che Israel Adesanya chiaramente combatte solo nelle card numerate, quindi immagino che quelle card siano ancora più costose. Vai a spendere 500 euro per vedere un incontro come l'ultimo che ha fatto Israel Adesanya, è normale che al terzo round, già dal terzo round, ti cominciano a girare i coglioni, ti frullano proprio, perché dici: questo non è lo spettacolo che avrei voluto vedere. Quale potrebbe essere la soluzione? Chiaramente la soluzione potrebbe essere, e io lo ribadisco e lo ribadisco e lo ribadisco, perché fondamentalmente quelle tre sono le soluzioni: o un welter potente sale nei medi, vedasi Kamaru The Nigerian Nightmare Usman, oppure Hamzat il lupo ceceno Chimaev, oppure Israel Adesanya, lui sale nei massimi leggeri, ma lo ha già fatto con zero successo, e quindi dubito molto fortemente che voglia salire nuovamente nella 205. Oppure, ragazzi, qualcuno dei contender della division fa un salto di qualità nettissimo dal punto di vista del gioco da terra e finalmente riesce a metterlo in difficoltà attraverso il grappling. A quel punto potremmo vedere un cambiamento di scenario, perché io vi ripeto, Israel fortissimo nella difesa dei takedown, per carità, davvero molto bravo, però non ha mai affrontato wrestler davvero davvero forti. Probabilmente il wrestler più forte contro il quale ha combattuto è stato Derek Brunson, probabilmente. Io metterei Derek Brunson insieme a Marvin Vettori, ma entrambi, Derek Brunson sì, è un wrestler, però un conto è essere un ottimo wrestler, un conto è essere un atleta di elite nel grappling e nelle MMA, sono due cose abbastanza differenti secondo me. Dunque non è mai veramente stata creata una challenge da quel punto di vista nei confronti di Adesanya, quindi quello potrebbe essere il terzo punto, che qualcuno davvero fa lo step up, migliora, fa un incremento di performance sufficiente a poterlo battere dal punto di vista del gioco da terra. Perché se ci aspettiamo che qualcuno arrivi e lo batta in un incontro di striking nei medi, la vedo dura, ragazzi, la vedo molto molto dura, perché vi ripeto, hai già il vantaggio di essere campione, quindi gli basta semplicemente non essere messo KO o non essere sottomesso, ha un allungo superiore a quasi tutti gli altri, perché nei medi credo che sia uno dei fighter più alti e comunque con le leve più lunghe, il che gli permette di colpire rimanendo abbastanza in una zona di sicurezza, quindi senza subire eccessivi colpi. E poi, ragazzi, è furbo nel suo game plan, perché pur essendo poco spettacolare riesce a portare punti su punti, low kick, jab, colpi che alla fine sono poco significativi, che però ti danno punti, e dunque quando l'incontro termina per decisione poi te lo vai a portare a casa. Quindi, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, quale credete che possa essere lo sviluppo della carriera di Israel Adesanya, quale pensate che possa essere soprattutto lo sviluppo della categoria dei medi, e pensate che le cose possano cambiare in seguito a un welter che sale nei medi, oppure a un medio che incrementa le prestazioni e può finalmente andare a battere il campione. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, non scordatevi di spolliciare, di iscrivervi al canale, e noi, come sempre, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao, belli!